Obiettivo: ripristinare un bacino idrico svuotato da quasi 40 anni. Correva l'anno 1985 quando il lago di Barchi, allora denominato Lago Bergamo, veniva svuotato rendendo inutilizzata da allora un'ampia area dell'attuale comune di Terre Roveresche. Ora quel lago sta per rinascere e la Regione Marche decide infatti di investire 300.000 euro per contribuire ad un'operazione funzionale per diverse ragioni. Oggi finalmente, grazie all'aiuto della Regione Marche, che ha stanziato un contributo di 300.000 euro, possiamo ripristinare questa infrastruttura che, oltre ad essere un importante volano turistico, perché questo era nel passato, potrà avere anche una importanza dal punto di vista agricolo, perché chiaramente diventa una riserva d'acqua, perché stiamo parlando di un lago che ha uno specchio di oltre 4 ettari e quindi un lago importante. Un lago alimentato da un piccolo torrente che si chiama Bergamo, ecco perché il nome nel passato del lago Bergamo. E inoltre, perché più se ne parla sempre e soprattutto abbiamo questo problema che ogni anno aumenta come impatto e soprattutto come eventi che accadono nella nostra provincia, può diventare, in Regione Marche chiaramente, può diventare anche un invaso come lotta per quelli che sono gli incendi boschivi. Noi come Genio Civile l'abbiamo autorizzata e non solo l'abbiamo autorizzata, ho anche voluto dare un contributo come Regione Marche di 300.000 euro, perché comunque saranno dei costi abbastanza alti ripristinarlo, con diverse motivazioni. E le motivazioni ovviamente sono: con queste crisi idriche sempre più repentine, lo vediamo purtroppo anche in questo momento, i nostri fossi sono asciutti, i laghi stanno calando, i fiumi c'è sempre meno acqua, avere una riserva d'acqua di 4 ettari di ampiezza per 5-6 metri di profondità vuol dire tanti metri cubi che possono andare a favore dell'agricoltura, possono andare a favore anche ad esempio della protezione civile, perché in caso di incendi l'elicottero che noi abbiamo come protezione civile, invece di andare fino al mare a prendere acqua, può benissimo prenderla in un lago dell'entroterra e essere molto più vicino magari a luoghi dove si sono sviluppati degli incendi, delle situazioni di questo genere. Quindi un po' legato alla sicurezza, un po' legato all'approvvigionamento idrico, ma anche legato al ripristino ambientale, perché comunque avere un lago di queste dimensioni in un luogo come questo credo che sia a questo punto uno dei laghi più grossi che esistano nella nostra provincia, nella provincia di Pesaro Urbino. I lavori partiranno in estate con la prospettiva di arrivare a conclusione a fine 2026. A luglio, dopo la fine di luglio, perché chiaramente certi tipi di operazioni vanno fatti in alcuni periodi dell'anno, inizierà la prima parte, quindi quello che possiamo chiamare disboscamento, poi a seguito di quello partirà poi la pulitura dell'invaso, perché l'invaso è visibile, e poi il ripristino della diga, il ripristino di tutte quelle che sono le opere accessorie come gli sfioratori e i canali, e quindi poi nell'arco di un anno e mezzo dovremo riuscire a terminare tutti i lavori.